E lei, regina, ha un punto cieco per il suo presunto figlio prediletto, il principe Andrea, ma l'atteggiamento nei suoi confronti cambierà quando il principe Carlo sarà re, ha ipotizzato l'ex produttore di Newsnight, Sam McAllister, che si è assicurato l'intervista esclusiva con il principe Andrej, ha fatto ulteriori rivelazioni sull'ormai famigerato episodio di Newsnight. Durante l'intervista, il duca di York ha parlato della sua amicizia con Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali. Il principe Andrea ha fatto varie affermazioni a Emily Maitlis, incluso il fatto ormai famigerato che non suda a causa di una condizione medica. Non beve e aveva mangiato al Walkins Pizza Express la notte in cui sono state fatte accuse contro di lui. L'intervista ha suscitato un forte contraccolpo pubblico e, in mezzo alle ricadute, diverse società e enti di beneficenza con cui il principe Andrej aveva legami hanno preso le distanze da lui. La signora McAllister ha detto al podcast The Political Party di aver trovato straordinario che il principe Andrew avesse pensato che l'intervista fosse andata bene. Ha detto, ecco un uomo che, per quasi 60 anni, è stato, come tutti lo intendiamo, il figlio prediletto della regina. Gli è stato detto che è fantastico. Punto. Non ha mai perso un lavoro, non ha mai avuto una valutazione terribile. Probabilmente non è mai stato nemmeno scaricato. Non ha mai dovuto preoccuparsi della bolletta del carburante. La crisi del costo della vita non è un problema, questa, ha detto la McAllister, è l'illusione del potere che di conseguenza ha inciampato il principe Andrej oltre ogni immaginazione. Parlando delle foto del principe Andrea scattate subito dopo l'intervista nel 2019, la McAllister ha aggiunto, il suo viso è il volto di un uomo che pensa di aver fatto una buona intervista, e penso che sia la cosa più straordinaria. Pensava di aver fatto molto bene. Punto punto. Tuttavia, questa non è stata l'unica parte dell'intervista che ha sorpreso la McAllister, che ha scritto un libro, Scoops, Behind the Scenes of the BBC's Most Shocking Interviews. Parlando a luglio, la McAllister ha detto di essere rimasta sbalordita quando il capo delle comunicazioni della regina sarebbe apparso, ma non è rimasta a guardare l'intervista. Stay.